Benvenuto a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Iniziamo con una notizia che arriva dalla Regione Piemonte. È atteso per domani il verdetto del TAR del Piemonte sulle presunte irregolarità nella presentazione di alcune liste a sostegno di Sergio Camparino alle scorse elezioni regionali. A cavalcare la vicenda il Movimento 5 Stelle, che chiede le dimissioni dell'attuale inquilino di Piazza Castello, ritenuto corresponsabile dello scandalo e nuove elezioni, quindi chiede già in autunno. Ma sentiamo il servizio di Carla Ruffino. Conoscerà domani la decisione del TAR del Piemonte sul ricorso presentato dall'ex consigliera provinciale della Lega Nord, Patrizia Borgarello, contro le liste del PD, la lista civica Chiamparino per il Piemonte e il listino del presidente alle ultime elezioni regionali. I giudici amministrativi potrebbero decidere di accogliere o respingere il ricorso, oppure optare per un rinvio tecnico utile a compiere nuove indagini o ancora concedere alla ricorrente i termini per presentare querela di falso. In assenza di un verdetto chiaro o in presenza di tempi eccessivamente lunghi, in questi giorni Chiamparino ha ribadito a più riprese l'intenzione di dimettersi e portare i piemontesi a nuove elezioni. Pur ritenendosi privo di colpe, infatti, l'attuale inquilino di Piazza Castello non intende governare con la spada di Damocle di un'indagine della magistratura. Al filone amministrativo dell'inchiesta, tra l'altro, proprio come è avvenuto nel caso di Cota, si aggiunge quello penale che conta 13 persone, due in più di quelle note fino a ieri, iscritte nel registro degli indagati tra funzionari regionali e provinciali del Partito Democratico ed esponenti politici di PD e SEL. In questo contesto, Chiamparino ha fatto sapere che in caso di nuove elezioni la sua candidatura non sarebbe automatica. A cavalcare il tema intanto è il Movimento 5 Stelle che, lanciando l'hashtag Mai più Chiampa, chiede al Presidente di fare un passo indietro e di andare a elezioni già in autunno. Chiediamo che Chiamparino si dimetta e soprattutto che non si ricandidi, sia nel caso di annullamento delle elezioni da parte del TAR, sia in caso di sue dimissioni spontanee motivate dal fatto che il TAR rinvia ad una decisione più lunga. La responsabilità politica delle firme false del listino è soprattutto sua, perché il listino portava il suo nome e perché lui non poteva non sapere che il listino veniva modificato a 48 ore dalla scadenza della presentazione delle liste. E adesso parliamo di Terzo Valico. Il completamento del sistema ferroviario ad alta velocità e ad alta capacità, insieme agli ingenti investimenti previsti di 700 milioni per il rinnovo del materiale rotabile, fanno parte della cura del ferro che il ministro Del Rio considera tra le priorità del proprio programma d'azione. In questo quadro si inserisce l'obiettivo di completare le infrastrutture comprese nei quattro grandi corridoi europei che attraversano l'Italia. Tra queste, per quanto riguarda il Piemonte, si collocano la Torino-Lione e il Terzo Valico dei Giovi, rispetto alle quali il ministro ha ribaduto la risoluta intenzione del governo a procedere. Alla vigilia dell'incontro con i sindaci, ha dichiarato il senatore piemontese Daniele Borioli, le dichiarazioni ufficiali rilasciate dal ministro in commissione al Senato ridimensionano le valutazioni emerse anche a livello locale circa una presunta bocciatura dell'opera da parte dell'Unione Europea. In realtà, prosegue Borioli, il piano finanziario del Terzo Valico non ha mai contemplato erogazioni da parte dell'Unione Europea. E adesso la cronaca: sarebbero una quarantina le coltellate inferte sul corpo di Maria Luisa Fassi. A rilevarlo i primi dati non ufficiali dell'autopsia effettuata questa mattina. Intanto si cerca l'arma del delitto, che con molta probabilità potrebbe essere un grosso coltello da cucina. Ma sentiamo da Chetti Porcelli. C'è un problema audio, ma ve lo riproponiamo subito. Il servizio: sarebbero 40 le coltellate sul corpo di Maria Luisa Fassi e si cerca l'arma del delitto. Ce ne parla Katie Porcelli.
40 coltellate, sarebbe questo il numero di fendenti inferti sul corpo di Maria Luisa Fassi. Stando alle prime indiscrezioni sugli esiti dell'autopsia eseguita questa mattina dal medico legale Rita Celli, il killer con molta probabilità avrebbe usato un grosso coltello da cucina, brandendo la tabaccaia con una ferocia inaudita. Gli inquirenti astigiani, che stanno tentando di far luce sul delitto, non tralasciano nessuna pista. Il PM Luciano Tarditi, titolare dell'inchiesta, i carabinieri del comando provinciale di Asti, coordinati dal colonnello Federici, e il medico legale hanno svolto un altro sopralluogo nella tabaccheria di Corso Volta alla ricerca di nuove tracce che possono essere utili alle indagini, sebbene sulla scena del crimine sembra non ne siano state rinvenute di particolare rilevanza. Intanto dal ROS di Roma sono arrivati alcuni criminal profiling che tenteranno di tracciare un profilo psicologico-psichiatrico dell'assassino sulla base degli esami autoptici, dei rilevamenti sulla scena del crimine e dell'attenta ricostruzione delle fasi del delitto. Al vaglio degli inquirenti, oltre a tutte le immagini filmate dalle telecamere posizionate non necessariamente nei pressi di Corso Volta, anche i tabulati telefonici della vittima, che però al momento sembra non abbiano rilevato telefonate sospette, tanto da far pensare che la Fassi fosse vittima di uno stalker. Interrogati più volte anche il marito Walter Vignale e i due figli, al fine di ricostruire l'ambiente, le ultime ore della Fassi, prima che l'altro giorno arrivasse in tabaccheria per essere più volte accoltellata, soprattutto nella zona del cuore. Una super perizia per stabilire le responsabilità di un incidente stradale avvenuto nel 2010. Morì un liceale di 18 anni di Villa Romagnano e sotto accusa, sotto processo adesso c'è un giovane di Tortona. Sentiamo nel servizio di Emma Camagna. Sono trascorsi quasi 5 anni dalla morte a seguito di incidente stradale di Luca Walter Guerci, studente liceale non ancora diciottenne, difensore della Juniores Calcio di Villa Romagnano, suo paese, nipote del sindaco. Sotto processo per omicidio colposo c'è Dario Tropiano, 24 anni, Tortona. Ma il tribunale, dopo che in udienza preliminare erano stati ascoltati tre consulenti, PM e parte civile, li ha sentiti a confronto ed è emerso che non c'è accordo fra loro. Pertanto il giudice ha ora incaricato un esperto di Torino di rispondere a 9 quesiti, fra cui velocità dei mezzi, eventuale concorso in colpa, modalità d'urto, in modo da avere un quadro completo ed esatto della situazione e poter pronunciare sentenza. Il processo è stato aggiornato al 20 novembre. La notte del 10 ottobre 2010, Guerci, che procedeva in motorino, tornava da una festa monleale quando al bivio di Castellago Idobono, dove la provinciale della Valcurone si interseca con quella di Rivanazzano, si schiantò contro la Volkswagen di Tropiano e morì. La vittima soltò uno stop, ma l'investitore con la fiancata sinistra rasentò il centro della carreggiata. Dice l'accusa che se fosse rimasto rigorosamente sulla destra, come previsto all'altezza di curve in croci, lo scontro non sarebbe avvenuto. L'indagine non è stata facile, per questo il tribunale ne ha ordinato un supplemento. Adesso veniamo alla notizia sul Teatro Comunale di Alessandria, che potrebbe riaprire i battenti entro la fine dell'anno. La comunicazione arriva da Palazzo Rosso, dove l'assessore alla cultura Vittorio Oneto parla anche di uno spettacolo per Natale che segnerà la fine del percorso di bonifica da amianto, appunto, della prestigiosa struttura. Ce ne parla Alessandra Della Cà. Le aspettavano tutti notizie sul Teatro Comunale di Alessandria. Chiuso dal 2 ottobre 2010 a causa della presenza di amianto, quello che per il capoluogo di provincia ha sempre rappresentato un vero e proprio vanto, a breve potrebbe tornare a nuova vita. Quasi 5 anni fa calò il sipario sul secondo palcoscenico del Piemonte per importanza dopo Torino. Alessandria, orfana di questo spazio all'interno del quale è iniziato un lungo e complesso percorso di bonifica, ha reagito concentrando in altri punti della città momenti di spettacolo e aggregazione, con gli occhi sempre rivolti però alla struttura di Viale della Repubblica, in attesa che venisse decontaminata e restituita alla popolazione.
Ora l'obiettivo c'è ed è stato definito dall'assessore comunale alla cultura Vittoria Oneto, che spiega come sia nelle intenzioni di Palazzo Rosso riaprire le tre sale, Ferrero, Zandrino e Foà, entro dicembre, in attesa di poter poi mettere mano alla Sala Grande, dove mancano le poltrone e serve soprattutto oltre 1 milione di euro per completare i lavori. Entro Natale, quindi, uno spettacolo potrebbe salutare il nuovo teatro, ma sarà l'esito dello studio di fattibilità a segnare il rinnovato volto della struttura, che verrà riconvertita negli spazi e nel loro utilizzo. Sala Grande verrà ridotta e passerà da 1.500 posti a 891, sarà tolta la seconda galleria. Restano i 230 di Sala Ferrero, la settantina di Sala Zandrino e la sessantina della Foà. Anche il foyer sarà modificato e si sta pure lavorando con un atto di indirizzo per valorizzare i lavoratori interessati a rientrare. La Fondazione Teatro Regionale Alessandrino è stata infatti messa in liquidazione e i dipendenti ricollocati a suo tempo all'AMAG. Una volta riaperta la Casa della Cultura e degli Spettacoli, si penserà alla sua gestione, che potrebbe anche essere attuata da più soggetti. Ci sono polemiche ad Acqui Terme per la scarsa presenza di numeri in consiglio comunale, che avrebbe dovuto dibattere sull'aumento del capitale sociale delle terme. Sentiamo tutto da Bruno Mattani. A Palazzo Levi di Acqui Terme, consiglio comunale in versione già estiva, come ha rilevato l'ex sindaco Bernardino Bosio, che ha sottolineato questa sera, noto che all'inizio della seduta consigliare il numero legale è assicurato dai consiglieri di minoranza. Se la maggioranza avesse avuto veramente a cuore il problema delle terme, che era l'importante argomento in discussione, i consiglieri sarebbero stati presenti. Anche il capogruppo del PD, Aureliano Galeazzo, ha detto: il Comune non ha mai partecipato agli aumenti di capitale. Mi chiedo oggi dov'è l'atto del Comune nel quale viene dimostrato un effettivo interesse per le terme. Poi Galeazzo ha presentato anche un ordine del giorno diverso da quello proposto dalla maggioranza, con il quale impegna l'amministrazione a un accordo di programma tra Regione e Comune e altri soggetti istituzionali e privati, che prevedono interventi coordinati per lo sviluppo economico, turistico e termale. Dunque argomento terme in primo piano. In apertura di consiglio comunale il sindaco Enrico Bertero ha affermato, citando anche Plinio il Vecchio, antico cantore delle terme acquesi, che si è raggiunto il punto più basso per le terme. Non è mancata la polemica sul fatto che la Finpiemonte avrebbe realizzato un bando per la vendita delle terme in totale spregio del territorio. Il sindaco ha anche sottolineato come ci siano gli intendimenti di salvare l'economia cittadina. Pertanto c'è la concreta prospettiva di un nuovo consiglio comunale dedicato alle terme per cercare di realizzare qualcosa di concreto per il futuro del sistema termale acquese. Intanto un documento unitario per le risorse termali è stato siglato tra maggioranza e minoranze ed ha indicato almeno univocità di intenti per mantenere ed utilizzare al meglio quello che è un bene di tutti, le risorse termali. Ecco quanto ci ha detto in merito il massimo esponente delle minoranze, Aureliano Galeazzo. Quello che noi abbiamo proposto invece in consiglio e che è stato accettato è di chiedere alla Regione, per quanto sia ancora possibile, mi rendo conto che noi abbiamo chiuso le porte della stalla, ma forse i buoi sono già lontani, però il tentativo è quello di chiedere alla Regione di fare un accordo di programma che veda come protagonisti Regione, Comune di Acqui e il privato che subentrerà, ci auguriamo, nella proprietà delle terme, per fare in modo che insieme si faccia un programma organico di sviluppo. E in questo contesto le azioni che possiede il Comune di Acqui è meglio che le giochi insieme ad alcune proprietà come il Palacongressi e altre cose, che le giochi in un accordo eventuale piuttosto che le svenda. Quindi la porta è ancora aperta? E ci auguriamo, per noi è vita. Per la Regione era una partecipazione in perdita, per noi ha una natura diversa. È in programma per domani l'assemblea annuale dei soci di Ascom Confcommercio della provincia di Alessandria. Durante la parte pubblica, ospitata dalle 17 in Camera di Commercio ad Alessandria, si terrà una tavola rotonda che avrà per titolo Il retail del futuro, scenari e trend. Tra i relatori ci sarà Michele Simone di eBay Italia
E come ha detto, come ha affermato il presidente provinciale di Ascom Confcommercio Luigi Buano, la tecnologia deve essere al servizio dell'idea, è quindi fondamentale conoscere le piattaforme di e-commerce, le app, i social network e tutto quello che oggi esiste ed è disponibile per orientare al meglio il proprio modello di business e gli interventi di sviluppo commerciale della propria attività. Cambiamo argomento, si conferma pericolosa via Trotti ad Alessandria, macchine che sfrecciano in continuo, ciclisti che vanno contromano e poca sicurezza per i pedoni e gli abitanti di questa arteria centralissima. Ne sapremo di più con i 3 minuti di Maurizio Silvestri. Allora, questi 3 minuti li dedichiamo in Alessandria, precisamente nella strada di via Trotti. Beh ragazzi, io vi devo dire la verità che se non mi chiamavano non ci credevo. Questa strada è frequentatissima con macchine che vanno a una velocità impressionante. Pensate che ci troviamo qua in questa bellissima casa e la signora dice noi non possiamo nemmeno aprire, adesso l'ha aperto per farci vedere la strada, ma dobbiamo tenere tutto chiuso perché altrimenti tutti i giorni qua dobbiamo pulire i vetri dall'inquinamento che sale su, dalla polvere che sale. E questa signora, pensate, ha 89 anni, ma è lucidissima, logicamente non vuole uscire, diciamo, in video, ecco, questo è importante. Allora la signora mi dice che, pensate, all'età che ha, un giorno sì, un giorno no, scendono giù ad innaffiare quei piccole piante che avete messo. Certo, perché Alessandria bisogna saperla tenere, bisogna amarla. Esatto. E amarla bisogna vuol dire tenerla pulita e mettere del verde, visto che in via Trotti abbiamo quel che abbiamo. E poi mi dice che attraversando la strada rischiate di essere messe sotto. No, uscendo dal portoncino, sì. Se lei non mette il piede e guarda fuori, la segano. È successo che ogni tanto qualcuno... Quindi cerchiamo insomma di mettere un occhio anche in questa strada che è molto importante e poi perché qui ci tengono, la signora ama Alessandria, mi ha detto. Sì, è pochissima gente, gliel'ho detto, l'unico che ama Alessandria più di me è Gianni Valdi, perché Gianni è nato in questa casa e suo padre era portinaio qua. Ecco, uscendo dallo stabile potete notare veramente che abbiamo solamente una piccola griglia di protezione, ma appena io scendo il gradino ho già la macchina che passa, quindi è molto pericoloso, soprattutto se uno non fosse, non so, sovrapensiero, esce di corsa e niente. Poi siccome la signora ha detto, vedete in questo piccolo pezzo di marciapiede, qui vengono anche le moto, per evitare il traffico, diciamo, del centro, si spostano tutti sul marciapiede e passano lungo questo, vedete anche la bicicletta che sta passando sul marciapiede, non sulla strada. Bene, dice, quindi se uno esce tutto assieme così velocemente, adesso guardate la macchina, esco io ed ecco che la macchina già ce l'ho vicinissima, è molto pericolosa. Soprattutto se io devo poi dare il passaggio, diciamo, a chi mi viene a fianco, vedete che mi tocca, sono obbligato ad andare verso la strada. Guardate la macchina. Mi sfiora veramente, quindi è molto importante questo, riuscire a trovare un sistema per riuscire a dare una tranquillità a chi passa, ecco. E con voi ci vediamo ai prossimi 3 minuti. Grazie. Bene, dopo questo servizio di Maurizio Silvestri cambiamo argomento, parliamo di arte, quasi tutto pronto ad Acquiterme per la mostra antologica Picasso Segni Dialoganti, in esposizione da sabato fino al 30 agosto. Saranno 48 le opere del grande artista, tra le quali anche un famoso olio mai esposto in Italia. Ma ci racconta tutto Ketty Porcelli. Sarà sicuramente l'evento, quello con la E maiuscola, non solo per la città di Acquiterme, ma per l'intero territorio. La mostra che sabato accenderà le sue luci su 48 opere di Pablo Picasso, 37 lavori su carta, 10 in ceramica e un olio, e il pittore su modello, mai esposto in Italia. Un grande sforzo per l'amministrazione comunale della città termale, che vuole essere un interprete principale di questa estate, firmata Expo 2015. 250.000 euro l'investimento, ottenuto anche grazie agli sponsor, con in primo piano le fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Alessandria e la Regione Piemonte. La mostra sarà inaugurata sabato pomeriggio e resterà visitabile sino al 30 agosto. Per accoglierla un rinnovato liceo Saracco di Corso Bagni, dove il visitatore si troverà a percorrere diverse sale, ognuna contraddistinta da un colore diverso, ad accompagnare altrettante tematiche dell'arte di Picasso. Le figure femminili, tanto care all'artista, la mitologia, la tauromachia,
Pavia, il paesaggio e le nature morte. Le opere arriveranno direttamente da Malaga, che ha fatto da trade unione con Adolfo Francesco Carozzi, curatore dell'antologica, che prende il nome di Picasso Segni Dialoganti. Già 1500 i biglietti in prevendita, ma il numero continua a crescere minuto per minuto. Allora, signor sindaco, ci siamo quasi. Picasso sta per approdare ad Acquiterme. Straordinario, non vedo l'ora, sto contando le ore proprio perché sarà veramente un qualcosa di straordinario. Straordinario perché ho visto adesso il catalogo, l'ho visto stamattina, avevo già visto le opere che le avevano fotografate quando erano andati a Malaga a vedere, però è un qualcosa di straordinario. Di straordinario è anche sto dipinto, sto olio che non è mai stato esposto fuori dalla Spagna, quindi per noi è un motivo di ulteriore vanto. La coreografia interna all'interno del liceo classico sarà uno schianto, quindi davvero invito tutti a venire a vedere un qualcosa di mai visto ad Acqui, mai visto in provincia di Alessandria e credo mai visto in Italia. Siamo arrivati quasi in fondo al nostro telegiornale, abbiamo ancora una notizia sportiva, poi ci sarà la vera e propria pagina dello sport. Parliamo di pallavolo, un appuntamento di alto livello a Lerma dal 9 al 12 luglio, l'appuntamento con la 30ª edizione del trofeo Mobili Marchelli. Parteciperanno alla competizione presso le piscine del paese di Lerma giocatori e giocatrici da tutta Italia. Sarà presente anche qualche rappresentanza estera. La finalissima è in programma per le 19 di domenica 12 luglio. L'amministrazione comunale di Lerma, con l'aiuto della Proloco, ha organizzato diverse manifestazioni collaterali al torneo cui la popolazione è invitata a partecipare. Come vi dicevo, dopo la sigla del nostro TG ci sarà la vera e propria pagina sportiva. È giunta nella giornata di ieri l'ufficialità dell'acquisto da parte dell'Alessandria Calcio di Massimo Loviso, esperto regista in arrivo dal Parma, al quale verranno affidate le chiavi del centrocampo grigio nella prossima stagione. Il servizio sarà curato da Gianluca Ardiani e poi, come sempre, ci sarà il meteo e seguiranno le notizie utili. Grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.